romanzo di Saverio Chiomotti e abbiamo a dialogare con noi Carla Menaso, quindi è un inizio veramente autorevole e sono molto felice. Si è innescato già un dialogo, perché questa è le stesse l'assessorato della cultura e turismo e appunto pochi ma buoni, ci guardavamo in faccia perché non riuscivamo a prendere un appunto dalle sue lezioni. Andava così veloce che non si riusciva a stare dietro. Ma succedeva una cosa straordinaria, tu uscivi e sapevi tutto. Non occorreva scrivere. Saverio ti entrava dentro. Ed è così che fa in questo primo libro. È il primo esemplare che lei scrive al di fuori della saggistica, cioè la carne, ed è profonda. È la prima carnalità con cui si non scontra, ma si incontra Gilda con un'altra donna, paradossalmente, è quella con sua nonna. La prima della conoscenza del suo corpo che Gilda fa adolescente è proprio in una... Qua si sta bene, qua poi si mangerà, tra l'altro poi... Ed è così, io sono un Gilda, ma io trascorro un mese e mezzo in mezzo a questa gente meravigliosa, per cui sono soltanto Saverio, quindi non ho appendici, che mi mandano i bambini perché io gli spieghi qualcosa che magari durante l'anno non hanno capito, e mi fanno mangiare da Dio. Cioè, mangio i funghi, mangio l'insalata, quella dell'orto, mangio i pomodori che sono cresciuti senza veleni e così via. Cioè, ecco, un'altra cosa, per quello che mi premeva sottolineare nel libro, che vale di leggerlo poi, lo capisce, la lingua che avrebbe voluto usare non solo nella scrittura ma anche nel parlato, che ormai nel buio dell'Alzheimer usa molto più che il dialetto. Ecco, questo è anche un riconoscimento di una storia, e tu hai detto molto bene, il passato è vivo perché è un desiderio, anche il desiderio che Gilda ha di non essere cresciuta. Mandare da lontano un pensiero a Chiara Trozzi di Liguana, che in questo momento è in una libreria di Verona a festeggiare il terzo anniversario della nascita di questa casa editrice. Una piccola casa editrice che avrà un grandissimo successo perché Chiara sa scegliere, a parte me, diciamo, i suoi testi, e soprattutto sa lavorare con gli scrittori rispettando, diciamo, quello che gli scrittori sono e facendoli diventare anche quello che qualche volta gli scrittori non sanno di essere. Quindi le mando un abbraccio, ma lei lo sa che in questo momento le sto mandando un abbraccio. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, in particolare posso ringraziare Silvia Ramatti. Io l'ho letto. Che l'ha letto. L'ho letto, ma... È un grande critico e sa che cosa vuol dire parlare delle madri, sì, soprattutto visto che la sua poesia, uno dei libri più belli, Silvia Ramatti, Valle Guerra, che sicuramente conoscete, proprio dedicato a sua madre. Di altissimo livello, una poesia meravigliosa. Ma... Siccome mi pare che qua ci sia davvero tanto di te, insomma, in vita, della tua famiglia, ecco, ci saranno altri racconti dopo questo o no? Dirò una cosa, ti ringrazio per questa domanda. Mi hanno chiesto in molti perché hai scritto questo libro. No, perché non avevo voglia di scriverne un altro. Non lo puoi dire. Perché quello che volevo fare l'ho fatto, l'ho consegnato a mia madre. Ed era quello che volevo. Gliel'ho dato, lei non sa chi era, però ha letto. Saverio Chiomotti, La passione di una figlia ingrata, ha detto, sono io, perché è lei, la fotografia. E poi ha cercato di, lei ha un vizio che mette tutte le sue carte come una volta dentro la camicetta, e adora le camicette. Tante cose che hai sospeso? Assolutamente sì. Sì, è un messaggio, è una lettera di perdono, l'ho detto a tutte e due. Dopodiché è assolutamente vivissima nella mia memoria, ma secondo me lei c'è, cioè non è possibile che sia scomparsa. E anche se non credo nell'iperuranio, però insomma, cioè, ha una forza magica per me. E era davvero, l'ho detto con molta sincerità, un percorso che mi, intanto vabbè, mi ha preso il cuore e la pancia, ma anzi avevo un pudore estremo, davvero, se, quando
finito di scrivere questo libro, piangendo, ti assicuro, cioè, Carla che l'ho letto perché mi ha pianto con me, perché era, c'era molta più, c'è stato un gran lavoro dopo, ma era veramente una rincorsa affannosa verso questa donna che non mi riconosce più da 5 anni, quando io le chiedo come mi chiamo, mi dà il nome di amiche, parenti, persone, sono io, sono, e io continuo a dire, mamma devi, dimmi che sono tua figlia, una volta, prima di morire, cioè io non sa chi sono. Cominciare a scrivere, è stata una fatica orrenda, vuol dire, quindi l'idea di rimettermi davanti a un foglio, non lo so, può darsi, ma non certo su questi argomenti. Grazie Marco. Allora, io sono Giulia Calore e sono una ragazza, anch'io autrice, presente nella rassegna simmetrica, e presenterò anch'io il mio libro, ma sono qui per parlare del libro di Saverio Chemotti, Figlia di un Dio Svogliato, che oltre ad essere una scrittrice è anche la mia editor che ha curato il mio libro, e io l'ho conosciuta durante il corso di laurea mio, io studio comunicazione e lei era una mia professoressa. E quindi devo dire che leggere questo libro, che parla, è un romanzo, adesso è il primo romanzo, edito circa 70 anni dopo moltissimi saggi che io ho studiato, è stato un tremito, perché è una donna che si scopre completamente, e intimamente, e svela i risvolti della sua vita di donna, che erano inimmaginabili per me, e lo fa in maniera pittoresca, descrivendo non solo personaggi ma anche un paesaggio che io amo, che è quello del Trentino, e quindi mi ha ribaltato e fatto rivalutare completamente questa donna che io sto imparando ad apprezzare e che mi ha insegnato moltissimo e mi sta insegnando.